Buon pomeriggio a tutti, a coloro che pian piano si sono collegati e che quindi si sono uniti a noi. Allora, diamo inizio a questo convegno su Filone di Alessandria, giunto alla terza edizione, e quest'anno è preso in esame una delle opere di questo autore antico, il De Josefo. Per non perderci in tante chiacchiere inutili, diamo subito la parola a chi ci saluta, ci dà il benvenuto prima poi di entrare nella prima sessione dei nostri lavori. Ora proprio ci lasciamo accogliere dai saluti di benvenuto. Ecco, diamo quindi la parola a Etienne Veto, che è del Centro Studi BEA per gli studi giudaici della Pontificia Università Gregoriana, uno degli enti che ha preparato, pensato e che ci propone questa 3 giorni di studio su Filone. Prego. Buon pomeriggio a tutti. È un onore come direttore del Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici salutarvi. Sono a Parigi adesso, però faccio questo saluto a nome del Centro della Pontificia Università Gregoriana. Come sapete, il convegno si tiene all'occasione della riproposta della traduzione italiana dell'opera De Josefo da Clara Kraus Reggiani, dunque la prima traduzione in italiano dopo quella in volgare del XVI secolo. Questa traduzione è stata fortemente voluta e sostenuta dall'editore Guaraldi, che è qui presente, e lo ringrazio calorosamente per il suo impegno, la sua perseveranza e anche per la qualità del libro. Come l'ha detto anche Don Gabriele, si tratta del terzo convegno organizzato da più istituzioni. Avremo l'occasione di nominare queste istituzioni, però mi sembra importante sottolineare il fatto, cioè, le istituzioni principali sono la piccola famiglia dell'Assunta di Monte Tauro, Rimini, la Scuola di Studi e Cultura Ebraica Shema di Firenze, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose a Marvelli, della diocesi di Rimini, di San Marino Montefeltro. E abbiamo ovviamente ricevuto aiuto e sostegno da tanti altri, ma mi sembra importante sottolineare il fatto che è la terza edizione di questo convegno. Significa che in quest'epoca in cui proviamo ad avere spesso un pensiero rapido, efficiente, un tipo di fast thought, un po' come il fast food, è importante apprezzare lo sforzo che rappresenta e la fecondità che produce uno studio più lento, più perseverante, che torna più volte di seguito sullo stesso autore. In un certo senso, il vero pensiero, il pensiero stricto sensu, è caratterizzato dalla pazienza, c'è una pazienza del pensiero, e penso che questo tipo di convegno permetta un vero pensiero, almeno lo spero. E poi altra dimensione che vorrei sottolineare, forse vi rimango un po' di più, è uno degli aspetti, spero che altri relatori sottolineeranno altri aspetti, ma vorrei parlare del fatto che qui con la figura del patriarca Giuseppe, Filone vuol presentare la figura dell'uomo politico, aner politikos, non il sapiente o il saggio, come lo sono i tre altri patriarchi, ma l'uomo che deve reagire in modo giusto nella contingenza degli avvenimenti della storia. E per un lettore moderno, spesso l'uomo politico è visto a partire dell'ideale, diciamo, machiavelliano o hobbesiano, di un uomo che distingue e autonomizza la fede, la morale e la politica, e che ha anche una riflessione sulla gestione del potere, in se stesso. Filone, invece,
ci presenta una figura quasi anti-machiavelliana. È un anacronismo dirlo così, però non è una figura machiavelliana o hobbesiana, perché Filone sottolinea da un lato l'integrità personale del politico, ecco il senso del rifiuto da parte di Giuseppe della tentazione sessuale espressa dal personaggio della moglie di Putifarre, o anche il comportamento di Giuseppe in prigione, e poi anche un uomo politico che cerca di capire la volontà di Dio per questa situazione storica concreta. I sogni sono per Giuseppe l'occasione di capire la volontà di Dio e dunque anche di pensare che Dio guidi la storia. E ovviamente sembra una visione idealista, poco adatta alla realtà della vita politica, cioè almeno per un moderno. E in realtà penso che è proprio il contrario. Noi sogniamo di politici integri. Sogniamo di politici che abbiano una visione di tutta la storia e non solo una capacità a gestire il quotidiano. E la realtà è che quando guardiamo nel passato e anche nel presente i grandi leader politici, in realtà non sono machiavelliani o hobbesiani. I grandi sono persone che sono riuscite a conservare una integrità di vita, di conservare una visione. E se posso aggiungere due aspetti che Filone non prende in considerazione, perché in un modo ancora più anacronistico, mi penso interessante sottolineare il fatto che Giuseppe non ha voluto partire per l'Egitto e non ha voluto fare carriera. L'ha fatto costretto e forzato. E anche noi possiamo sognare a uomini politici che non vogliono fare politica, ma che lo fanno perché vi sono portati dagli eventi e dalle persone che ricorrono a loro. Leader politici che sognano, leader politici anche che hanno un sogno per i poveri e per gli oppressi. E Giuseppe, finalmente, è un uomo che ha saputo perdonare e amare i fratelli nonostante i loro tradimenti. E, di nuovo, l'amore, cioè Machiavelli spiega che un uomo politico dovrebbe cercare di essere temuto più che di essere amato. E invece penso che Filone ci mostri qualcosa di fondamentale e la figura biblica di Giuseppe ci mostra qualcosa di fondamentale. Gli uomini politici che noi sogniamo e gli uomini politici che davvero hanno un effetto sulla società sono persone che riescano a portare i valori del perdono, dell'amore, per costruire la società. E spero che i nostri 3 giorni insieme dimostreranno il vero apporto di Filone e anche del patriarca Giuseppe in questo campo. Grazie, padre Etienne. Grazie. Grazie delle tue parole, grazie del tuo saluto. Posso provare allora a lasciare io la parola direttamente al professor Rav Yosef Levi, che ci darà il saluto di Shema. Grazie mille, buonasera. Come si è detto prima, sono contento di avere la possibilità di salutarvi questa volta da Gerusalemme e mi sembra quindi adatto all'occasione. Ringrazio innanzitutto tutti i nostri amici appunto degli vari istituti riminesi di Roma e anche di Firenze, anche la ISI di Firenze e altri ancora che hanno dato il loro appoggio all'Unione delle Comunità Ebraiche. Qualcuno li nominerà tutto dopo. E per questo nuovo sforzo è riuscito bene di organizzare un terzo incontro
sul filone d'Alessandria e questa volta appunto sulla figura di Giuseppe. Ricordo che noi siamo partiti con l'idea di studiare insieme Filone d'Alessandria nella ricerca di ritrovare testi classici dell'antichità che ci possano aiutare oggi ad approfondire il dialogo interculturale e interreligioso. Questo era l'intento, spero che, e sono sicuro, rimarrà anche per i prossimi incontri. E sono contento che questa volta abbiamo anche allargato le partecipazioni e anche alla presenza di Giuseppe appunto nella tradizione islamica, quindi abbiamo allargato i nostri orizzonti, ecco, verso la terza grande, importante religione monoteista. E vorrei dire che io spero che questo ci aiuterà anche come modello di studio anche della stessa antichità in chiave interculturale. E cioè leggere anche, per esempio, le storie della Bibbia in una chiave trasversale, direi non solo di una tradizione o un'altra, non solo in una chiave ormai diventata, speriamo, naturale e spontanea, in chiave ebraico-cristiana, ma anche in una chiave appunto delle tre religioni monoteiste. E sfogliando così per curiosità informazioni, no? Ho trovato per esempio che all'Università Ebraica di Gerusalemme nel 2018, ecco, è stato offerto un corso intitolato Le storie di Giuseppe nelle tradizioni ebraiche, cristiane, islamiche. Proprio, ecco, nella prospettiva che noi abbiamo voluto offrire e quindi in questo senso, al di là ovviamente della bellezza e dell'importanza dei testi di Filone come un rappresentante di cultura interculturale dell'antichità, ecco, anche l'idea di poter proseguire in questa prospettiva e veramente quindi essere ancora più ambiziosi, no? Quindi lanciare una nuova chiave di lettura e di studio che è sempre, visto il nostro mondo com'è, trasversale. E sono sicuro che riusciremo a farlo anche in questo nostro convegno, come è mostrato dallo stesso programma e direi anche dalla ottima risposta del pubblico che è interessato proprio a questa chiave di lettura che abbiamo voluto offrire. E un'altra particolarità che mi piacerebbe ricordare dal intenso programma che ci abbiamo davanti e anche, diciamo, elementi di modernità e quindi anche una lettura psicoanalitica o comunque un ragionamento psicoanalitico moderno dei sogni di Giuseppe e il loro possibile relazione con l'antichità, opponendo con anche quindi il tema del sogno e la sua storia, la sua interpretazione dall'antichità ad oggi. Il panorama che noi tutti organizzatori siamo riusciti quindi a offrire è veramente vasto e profondo della tradizione ebraica, della tradizione cristiana, della tradizione islamica, della letteratura moderna e così via,
e quindi mi auguro che con questo riusciremo veramente non solo a offrire un'occasione agli studiosi di filone nella tradizionale metodologia storico-filologica ormai come una cosa acquisita senza la quale non si può veramente appoggiare o studiare un testo antico, ma anche offrire novità di approccio trovando con queste nuove chiavi di lettura nuovi contenuti che magari prima non abbiamo fatto attenzione, non abbiamo notato. Quindi auguro a tutti, ringraziando tutti i relatori che parteciperanno nelle varie aspetti appunto di letture culturali di questo bellissimo testo e anche a tutti i nostri partecipanti, 3 giorni intensi, illuminanti, dai quali ne usciremo migliori di quanto siamo entrati. Grazie mille. Grazie, perché le tue parole hanno allargato ulteriormente lo sguardo su cui questi 3 giorni vogliono aiutarci a riflettere. Ecco, e grazie anche degli auguri, penso che siano davvero doverosi e speriamo di poter rispondere un po' a tutte queste sollecitazioni che in fase di, diciamo così, di definizione di questo percorso avete, diciamo così, vi sono venute nel cuore. Ecco. E ora lasciamo la parola per l'ultimo intervento di benvenuto e di accoglienza al professor Natalino Valentini, che è il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, terzo attore in campo nel proporci questo percorso su Filone Alessandrino. A lui lascio la parola. Grazie Don Gabriele, grazie a tutti voi. Sono molto lieto di portare il mio saluto personale e quello dei componenti del nostro consiglio di istituto, del collegio docente del nostro istituto. Siamo davvero molto lieti e onorati di poter condividere insieme agli altri enti promotori, ma a tutti voi, poi l'esperienza di questo terzo convegno internazionale di studi su Filone d'Alessandria. Ecco, in apertura di questo convegno mi preme anzitutto ringraziare tutte le istituzioni e le diverse realtà culturali e religiose che a vario titolo hanno aderito a questo nostro progetto formativo e scientifico, con la concessione del loro patrocinio oppure della loro collaborazione. In particolare vorrei ricordare l'Università Ebraica di Gerusalemme, il Pontificio Consiglio della Cultura, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna, e il Centro Girota, l'Amicizia Ebraico-Cristiana, i Colloqui Ebraico-Cristiani di Camaldoli, la rivista Col e l'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, oltre ovviamente all'International Study Institute di Firenze, nella persona del professor Stefano Baldassarre. Ecco, ringraziamo davvero tutti quanti, mi preme anche ringraziare l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Emilia-Romagna, attraverso il quale è stato possibile anche il riconoscimento da parte del MIUR, del Ministero dell'Università e della Ricerca, di questo convegno come percorso accreditato per la formazione in servizio di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado. Ecco, sin dall'inizio di questo nostro cammino, nel primo convegno del 2017 dedicato alla figura di Mosè,
abbiamo sempre accolto con gioia e sostenuto convintamente l'intuizione originaria dalla quale nasce questo progetto, che mi permetto di ricordare è frutto proprio del dialogo personale, di amicizia tra Rav Joseph Levi e Don Lanfranco Bellavista. E l'intuizione era proprio questa, cioè di ritornare all'opera e al pensiero di Filone quale modello esemplare di incontro, di dialogo e confronto tra le diverse lingue, culture, ma direi esperienze religiose legate alla Sacra Scrittura, alla Bibbia ebraica, alla Bibbia cristiana, al grande codice e alla storia dei suoi effetti nel corso dei secoli nella cultura medio orientale e occidentale. Ecco, la nostra partecipazione a questo progetto di ricerca non è stata e non è, direi, di carattere primariamente accademico o specialistico, bensì direi essenzialmente proprio relazionale, esperienziale, frutto soprattutto della relazione personale di amicizia tra persone che hanno condiviso alcune intuizioni di fondo che stanno alla base del dialogo ebraico-cristiano. Nell'opera di Filone sono confluite, come molti di voi sanno, forme e contenuti originari che stanno a fondamento della ricchezza e della complessità del dialogo ebraico-cristiano, che consideriamo per molti aspetti paradigmatici anche per il tempo presente. Indubbiamente Filone ha saputo operare una geniale sintesi tra cultura ebraica e cultura greca, diventando un punto di riferimento imprescindibile anche per il pensiero cristiano delle origini, estendendo il suo influsso, come già è stato detto, anche sul pensiero islamico. Ecco, per questi motivi, come Istituto Superiore di Scienze Religiose, impegnato da diversi anni nella formazione biblica, patristica, teologica, ma negli ultimi anni in modo particolare impegnato nel cammino formativo ed educativo sul versante del dialogo ecumenico e del dialogo interreligioso, abbiamo accolto questa proposta come una grande sfida, ma anche come un dono di grazia. E in particolare abbiamo riservato un'attenzione, una considerazione speciale a tre aspetti: l'ermeneutica biblica messa in atto da Filone, la dinamica culturale esercitata dall'opera di Filone all'interno del pensiero patristico dei primi secoli, quindi gli influssi di questo pensiero non solo sulla cultura tardo-antica ma anche su quella moderna e contemporanea, e ultimo aspetto, quello appunto del dialogo interculturale, interreligioso, messo in atto da Filone, ripensandolo però proprio anche in questa sua versione più attualizzata. Certamente il trattato di Josefo offre da questi punti di vista, ma anche da molti altri, una molteplicità di elementi per questa dilatazione del confronto che dal versante biblico si apre a quello anche etico e politico. Quindi, grati per l'opportunità che ci è stata offerta di condividere questa appassionata ricerca, certi dei frutti che potrà generare nel presente ma anche a medio lungo termine, ringraziamo tutti voi della vostra presenza e partecipazione, augurando a tutti e ad ognuno un buon lavoro e una feconda recezione di quanto ci verrà offerto. Grazie.